Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Va bene, stasera io vado a commentare le motivazioni, perché sono uscite le motivazioni per cui Marconi è stato, diciamo così, gli sono stati dati 10 giornate di squalifica. Va bene, sono uscite le motivazioni. Io non ho detto niente fino adesso, non ho commentato neanche nel video precedente, niente, perché volevo aspettare le motivazioni. Va bene, d'accordo. Oggi è uscito l'articolo del mio amico Michele Bufalino, che io vi consiglio di andare a vedere, e qui dice: Casobi, le motivazioni, Marconi squalificato per la plausibilità del fatto. Nessuna prova oggettiva che la frase "la rivolta degli schiavi" sia stata rivolta al calciatore del Chievo. La squalifica decisa sulla base delle dichiarazioni dei Clivenzi. La difesa si appellerà al CONI. Ovvio, normale, mi sembra giusto, mi sembra il minimo. Allora, andiamo a vedere. Allora, Pisa, 12 maggio 2021, condannato senza prove certe, ma solo perché plausibili che sia stato commesso il fatto. Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza che ha portato alla squalifica di 10 giornate nei confronti di Michele Marconi per la frase "la rivolta degli schiavi", rivolta, secondo il tribunale, al calciatore Obi del Chievo nel corso della sfida del 21 dicembre scorso. La difesa ricorrerà in appello. Nel dispositivo pubblicato dalla FIGC, la Corte di Appello federale aveva deciso in maniera diametralmente opposta rispetto al Tribunale federale, accogliendo la richiesta della Procura di impugnare la sentenza di primo grado che aveva assolto Michele Marconi dalle prime accuse. Ora io vi metto le motivazioni sono queste e le andiamo a leggere. Nonostante la conferma che non ci siano prove dirette, che nessuno tra arbitro, ufficiali di gara federali e televisione abbia sentito la frase incriminata, tutto si è basato sul principio della plausibilità. Nelle 23 pagine del documento, la conclusione della Corte è stata la seguente: sviluppando il ragionamento logico, appare dunque verosimile la tesi della Procura per cui non vi sarebbe altra plausibile ragione idonea a giustificare la reazione dei giocatori in panchina se non quella di aver udito una frase certamente grave ed offensiva. Per la Corte si prosegue nella lettura: non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma è sufficiente un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito. Allora ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè veramente, cioè qui si dice, qui si sta dicendo che alla fine, cioè, la panchina, quello che dice la panchina ha detto così, ma tutti d'accordo, e allora l'illecito c'è. Cioè, quando non l'ha sentito nessuno, ma i giocatori là del Chievo si sono alterati perché la frase è stata sicuramente detta, certamente è stata, ma su quali basi, su quali prove? Su niente. Scandaloso, ragazzi, scandaloso. Fabbro e De Vitis. Tra le nuove dichiarazioni, anche Michael Fabbro si è espresso contro il suo ex compagno. Ho sentito la frase "la rivolta degli schiavi" rivolta dal signor Marconi nei confronti di Obi. Lui ha sentito, non ha mai sentito niente, non ha mai giocato niente, o ha sentito la frase. Dopo uno scontro di gioco, contestualmente, alcuni miei compagni in panchina come me si sono alzati per richiamare l'attenzione del quarto uomo e dell'arbitro. Non è stato dato seguito invece alla difesa di Alessandro De Vitis. Non ho sentito alcuno scambio di battute o insulti tra Marconi e Obi. Cioè è normale, no?
È normale, questi per suffragare la tesi, ora sono tutti d'accordo. Prima no, ora sono tutti d'accordo. Chiaramente vi si fa, ma io non ho sentito niente. No, alla Reviti, se no, perché sentire l'ala non va bene. Però Fabio va bene perché anche lui l'ha sentito. Ma voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando qui? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma veramente, ma qui stiamo rasentando il ridicolo. Ridicolo è l'assurdo. Il ridicolo è l'assurdo. A casa mia ci vogliono le prove. E le prove ci vogliono le prove. Le prove, no? Il sentito dire. Il sentito dire. Vabbè, appello. Ignorate da parte della Corte d'Appello la questione legata ai termini chiesti alla difesa per la presentazione di memorie difensive supplementari. Quindi neanche quello è stato accordato. Un altro possibile vizio di forma al quale potrebbe essere possibile appellarsi. Questa Corte, si legge nella nota, ritiene infondata la censura dedotta dal procuratore del deferito in udienza, secondo cui l'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali in assenza di contraddittorio avrebbe leso il diritto al giusto processo e del diritto di difesa. È normale, se te mi escludi tutti e prendi solo chi ti pare a te, fammi capire. Il baricentro in tal modo pare spostarsi, soprattutto quanto alla deroga al vincolo giusta allegata al partium latino, dal principio dispositivo caratterizzante il modello accusatorio a quello inquisitorio, in cui esiste libertà di indagine probatoria di chi deve decidere, un vecchio principio di procedura penale. La difesa con il legale del calciatore Alessio Piscini ricorrerà in appello al collegio di garanzia del CONI. E qui si chiude l'articolo. Io, ragazzi, non ho parole, veramente non ho parole, specialmente per questo qua che ho sulla mia destra, quindi alla vostra sinistra. Non ho parole perché, cioè, prima non ha sentito nulla, ora ha sentito. E quell'altro che dice sì, no, ma basta solo che uno sente, magari è plausibile la cosa. È plausibile di che? Allora, ribadiamo il concetto che gli arbitri non hanno sentito niente, e chi era al quarto uomo non ha sentito niente, le televisioni men che meno, perché men che meno, quindi giustamente, però i giocatori si sono allarmati, è la rivolta degli schiavi. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma qui ora veramente stiamo rasentando l'assurdo. Ora io, cioè, in primis sono veramente contrario ogni riferimento, cioè alla fine non, cioè, voglio dire, non vanno bene queste frasi, veramente, ma non è così, sicuramente non è così, frasi razziste, frasi, no, io sono perfettamente contrario a questo tipo, lo sapete, no, io non cerco mai offendo, ma perché non mi piace, voi lo sapete in primis, no, che a me non mi piace, quindi sul canale a me le offese, cose non sentirete mai, perché non mi piace, insomma, e quindi non mi piacciono neanche, diciamo, i discorsi discriminatori o discorsi razzisti, no, non va bene, e quello siamo d'accordo in primis, ma qui stiamo parlando di cose totalmente diverse. Allora, De Vitis che dice no, io non ho sentito niente, non è successo niente, e non viene preso in considerazione. Signor Fabbro viene preso in considerazione, eh sì, perché i giocatori si sono allarmati. Ma non sono allarmati, ma è normale, ma cosa voleva che dicessero i giocatori del Chievo? No, non è vero. Oramai hanno mantenuto quella linea e devono mantenere quella linea. Ma è normale, no? Cioè, ma io di cosa stiamo parlando? Allora, ripeto, e con questo concludo perché sono veramente disgustato, nonostante la conferma non ci siano prove dirette che nessuno tra arbitro, ufficiale di gara, federali e televisione abbiano sentito frase incriminata. Tutto si è basato sul principio della plausibilità nelle 23 pagine del documento e via discorrendo. Lo rimetto. Eccolo qua. Allora, io vorrei sapere di che cosa stiamo parlando. Ma di che cosa stiamo parlando? È un assurdo! Una vergogna!
Ma di che cosa stiamo parlando? È plausibile, ma cosa è plausibile? Ma cosa è plausibile? Ma è plausibile cosa? Ma cosa sì, è plausibile, sì. Lasciamo perdere, va, se no veramente. Ma di che cosa stiamo parlando? Non ha sentito niente nessuno. Non ha sentito niente. Allora gli arbitri a cosa servono? Gli arbitri sono lì apposta, anche per queste cose. Non hanno sentito niente, basta. Televisioni c'erano, si sentono i pallonati, si sentono niente, non hanno sentito niente, nessuno ha sentito niente. Va bene, basta, non mi voglio arrabbiare oltre, perché sennò veramente, ma va bene. Ragazzi, per questo video io la finisco qua, perché cioè, è una cosa allucinante. Io pensavo fosse venuto fuori chissà qualche altra cosa, magari ho detto, ma magari hanno risentito, ma nelle televisioni, cioè magari non so, col microfoni è venuto fuori qualcosa che magari all'inizio non era venuto fuori. Va bene, ma qui stiamo parlando del niente, qui stiamo parlando che Fabbro ha sentito, ma cosa ha sentito adesso? Cioè non se ne viene a capo, no. Io spero, mi auguro che Coni ci metta una toppa, una pezza, perché cioè, ma queste motivazioni, cioè, ma queste non sono motivazioni, queste sono barzellette, perché i giocatori là allora si sono agitati. Ma si sono agitati cosa? Ma le prove dove sono? Allora Fabio ha detto così, De Vitis ha detto no, e allora è contraddittorio, dov'è? Ma di cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Del niente stiamo parlando, del niente. Vabbè ragazzi, commentate a più non posso, perché veramente questo è un'altra boiata nei confronti del Pisa Sporting Club e nei confronti soprattutto di Marconi. Va bene, basta, mi fermo qui. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Va bene, alla prossima.